Salve a tutti amici di Marcus Box e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La rubrica torna dopo una pausa lunga, secoli, perché non avevo notizie principalmente da mettermi a fare video, non c'erano notizie importanti. Ho eliminato anche la rubrica del riassunto della settimana perché di fatto non fregava praticamente nessuno, quindi ho deciso di fare soltanto qualche video sporadico. Se volete continuare a seguirmi, sapete che comunque avete modo di farlo tramite il blog. Magari lasciando anche qualche commentino in più sul blog e non sui social, perché sto impazzendo andando a pescare i commenti su Facebook, su Google Plus, su Twitter. Ciao fazzicchio, cioè, commentate su, ho messo anche disgusto di come caro si chiama il sistema di commenti, quello che vi potete loggare con l'account, quindi utilizzate quello magari per commentare là sopra, almeno così posso rispondere a tutti quanti in tempi, diciamo, ragionevoli. Ma vediamo il motivo di questo video. Ho deciso di fare questo video per parlarvi un po' dello stato dei desktop environment, del mio pensiero sui desktop environment nell'ultimo periodo. Partiamo dal primo dei desktop environment, da quello che mi piace di più, o meglio, da quello che mi è piaciuto di più in passato. Sto parlando di KDE, il suo Plasma 5, diciamocelo, sì. Ha voluto iniziare a fare flattosità sparse ovunque, ha voluto iniziare ad avere delle linee guida per quanto riguarda l'interfaccia, però non ci siamo ancora, l'interfaccia è ancora da quella sensazione di cosa ci ha mattata. Sì, ci sono flattosità varie che la rendono più omogenea, però l'integrazione con alcune applicazioni GTK fa scagare, l'integrazione per quanto riguarda il sistema di integrazione delle notifiche, è stato fatto male perché la try, ad esempio, per quanto riguarda alcuni programmi, non funziona correttamente, bisogna riscrivere e quant'altro. Tanti sono i problemi. Problemi grandissimi di prestazioni. Ci sono dei memory leak paurosi, ci sono i crash che ci sono, capitano anche a volte ad andare nel pannello delle impostazioni. E vi parlo di distribuzioni varie perché ho provato su diverse distribuzioni. Ho provato sia su base Arch, su base Fedora, su base Kubuntu. Kubuntu, fra l'altro, è anche una distribuzione di riferimento per quanto riguarda KDE, che molta della gente è pagata per KDE e per i partner di KDE come BlueSystems, che sponsorizzano KDE, lavorano di fatto a Kubuntu. Quindi, se non va bene su Kubuntu, vediamoci anche su quei altri. Dicevamo, ci sono problemi. Consumo spropositato di risorse, una cosa che ho notato non soltanto io, ma anche altri utenti KDE che seguono KDE da tempo immemore. Non va ancora bene. Usarla su un computer, attualmente Plasma 5, su un computer che non è recente, causa dolore e sofferenza anche per aprire, che ne so, il file manager, perché ci sono tempi biblici per l'apertura. Datevi da fa a ottimizzare il codice. Lo so che il passaggio da KDE 4 a Plasma 5 ha avuto grandi problemi per quanto riguarda la riscrittura delle varie componenti, però non ci siamo, perché se bisogna riscrivere, bisogna avere consumi maggiori, beh, andavate più lentamente con la realizzazione del desktop environment e cercavate di proporre un sistema più stabile e meno avaro di risorse prima di buttarlo così al grande pubblico, diciamo. Anche perché, diciamocelo francamente, i sistemi operativi rivali, e qui faccio un riferimento palese a Windows, nel corso degli anni hanno utilizzato una politica volta all'alleggerimento del consumo di risorse. Chi di voi aveva provato Windows Vista sa che con Windows 7 c'è stato un alleggerimento del consumo delle risorse, che è andato mano a mano aumentando, questa ottimizzazione è andata mano a mano aumentando con i vari service pack, fino ad arrivare a Windows 8, che ha avuto anche lui un alleggerimento ulteriore. E adesso con Windows 10, mi tocca dire, io ho provato su macchina virtuale e devo dire che effettivamente il sistema è molto più veloce e reattivo rispetto ai predecessori. Quindi, dall'altro abbiamo Windows che cerca di velocizzarsi e ottimizzare le risorse, dall'altro abbiamo sistemi Linux che invece di release in release del proprio desktop environment aumentano il consumo di risorse.
Uno dirà, vabbè, ma cioè abbiamo i processori più potenti, abbiamo tanta RAM, utilizziamo, ma col cacchio. Perché io la RAM, sinceramente, la voglio utilizzare per applicazioni e non la voglio utilizzare soltanto per lanciare l'interfaccia di Plasma, cioè l'interfaccia desktop. La RAM mi serve per le applicazioni, appunto, non mi serve per il sistema base, diciamo, cioè, io sono molto nazi su questo. Parliamo adesso invece dell'altro grande desktop environment del mondo Linux, GNOME 3.16, ultima release, è stato fatto un lavoro di ottimizzazione del codice, qualche cosa è stata migliorata, sono stati aggiunti dei nuovi bug che sono stati poi corretti con le release intermedie, bug che riguardano soprattutto l'utilizzo con driver proprietari Nvidia, anche qui un grosso ma. Nel senso, voi sì, realizzate il vostro desktop environment, però se realizzate il desktop environment dovete anche testare prima che sia tutto funzionante, che non ci siano bug grandi quanto una casa con driver proprietari, che ne so, Nvidia. Nvidia perché? Perché per anni hanno rotto le scatole le persone dicendo comprate Nvidia che i driver proprietari girano bene su Linux. Qui in conti fatti avete problemi su problemi ovunque. Se voi realizzate un desktop environment, è cura vostra cercare di ottimizzare il sistema per evitare bug. Non è cura di Nvidia che deve fare i driver, diciamo, cioè, siete voi che dovete scrivere, fare delle ottimizzazioni. Adesso mi mangeranno per quello che ho detto, eh. Ne sono sicuro, nei commenti arriveranno vaffancina e cose del genere. Però, a mio avviso, è il team che si occupa del desktop che deve evitare di introdurre bug con i driver. C'era un bug carinissimo, carinissimo tra virgolette, cioè che non vi partiva, che ne so, video, non vi partivano tante applicazioni, se avete i driver video Nvidia, che bisognava fare, c'era un workaround, poi è stata fixata con la 3.16.2, mi sa, una cosa del genere, con la release intermedia. Lavorate un po' su queste cacchie di ottimizzazione. Lavorate anche per risolvere il famoso problema del consumo di RAM che all'improvviso con Tracker, il sistema di gestione dei file, indicizzazione, che ogni tanto, se voi lasciate il computer acceso per determinato tempo, cosa che capita normalmente che voi lasciate il computer, magari ve ne andate, ritornate e vi ritrovate con un consumo strano di RAM, un consumo spropositato, che uno dice: ma che cacchio è possibile? Possibile che riavviando il sistema poi torna tutto normale. È un bug che si porta dietro da tanto tempo. Vedete pure, fanno queste cose, non si curano di curare certi aspetti. Poi con Gnome c'è sempre il solito problema che fanno una nuova release, tolgono cose, per esempio a Nautilus, a Desktop. Poi si accorgono che hanno fatto una cazzata, che reintroducono, poi nella release successiva le ritornano, poi le reintroducono. Fanno sempre questo baghetto. Mi scommetto anche qualche cosa che il nuovo sistema di notifiche, che finalmente funziona, perché adesso vengono poste in alto, nella barra in alto c'è un... Cliccate su ora e vedete tutte quante le notifiche. Una cosa geniale, geniale. Ci voleva tanto a pensare a prima, no? Perché prima c'era quella famosa barra a comparsa che dovevate fare quel gessaccio con mouse e veniva fuori quella barra, che poi non veniva fuori 3 volte su 2. Però, appunto, una cosa insana di mente, un sistema per barre così. Poi adesso è stata aggiunta questa novità. Vedremo quanto durerà, perché sono convinto che fra qualche release scomparirà nuovamente questa funzionalità per far posto a chissà qualche altra cosa. Gnome, fate un gran bel lavoro per quanto riguarda il design delle applicazioni, però vi perdete su certi particolari, su certe cose. Cioè fate tutto l'opposto non lo so, di altri desktop environment. Datevi una calmata, va. Per quanto riguarda Unity, Ubuntu Unity, beh, calma piatta, è dalla 14.04 che non vengono introdotte praticamente novità. Se infatti seguite il mondo Ubuntu come me, utilizzate questa distribuzione, beh, rimanete sulla 14.04 fino alla prossima LTS. I release intermedie aggiungono nulla praticamente, fanno soltanto un aggiornamento ai programmi e qualche altra cazzatina. Il
Desktop rimane così, il paradigma rimane quello. Perché? Perché adesso si sono concentrati con tutte le risorse sul sistema operativo mobile. Speriamo che ci riescano, e il lato desktop c'è poco o nulla, c'è giusto qualche video che viene fatto da qualche sviluppatore di Canonical, che ogni tanto mostra Unity 8 con la nuova interfaccia, che poi nuova non è, perché alla fine è sempre il lanciatore, è sempre quello laterale, però mancano molte cose, chissà quando lo vedremo completo e funzionante. Anche canonica, datti appunto una regolata, vedi di concentrarti un po' sul settore desktop, perché sì, mobile però ha rotto un po' le scatole. Adesso ho visto che anche, non so se avete letto l'articolo, che anche KDE ha lanciato Plasma Mobile, che praticamente è una, diciamo così, un riadattamento, vale, perché alcuni developer quello stanno dicendo, un riadattamento, una nuova interfaccia per Ubuntu Phone, di fatto. C'è un sistema operativo mobile nel primo video che hanno postato. Sì, è molto figo l'interfaccia, però poi sì, avete fatto il sistema operativo mobile, bravi. Adesso avete un partner per poter montare questo sistema operativo su un device e commercializzarlo, e avete la capacità di fare uno store, e avete la capacità di fornire, di attrarre sviluppatori e quant'altro. Sì, bravi, fate bene a disperdere risorse in Plasma Mobile, se no è un esercizio di stile. Fatelo. Vedremo nei prossimi anni che cosa ne verrà fuori. In questo frangente, Cinnamon sta invece facendo bene. Ho fatto anche un articolo dove parlavo bene della 17.2, della nuova versione di Cinnamon. Cinnamon, col suo desktop environment classico, piace, continua a piacere, attrae anche utenti di altre distribuzioni, perché installano Cinnamon anche su altre distribuzioni. L'unico appunto che si può fare a Cinnamon è che attualmente il design è poco curato. Guardatelo, sembrano pezzi appiccicati con il nastro adesivo, quella pannello che ha una gradazione di colori orrenda, le finestre pop-up che sono ancora più orrende con quel giochino che ti senti male solo a guardare, i menu che non sono tanto, tanto carini. Vedremo poi che cosa ci sarà quando verrà fuori l'aggiornamento delle applicazioni, perché adesso la base di ottimizzazione, diciamo così, che ha fatto Linux Mint per quanto riguarda Cinnamon, ottimizzazione del tema e di tutto il resto, si basa su Ubuntu 14.04 con il vecchio stack di applicazioni GNOME. Vediamo poi con le CDS, insomma, visto, avete presente, visto le nuove, la mania di GNOME di mettere i pulsanti in maniera diversa. Vediamo poi come si comporterà nel futuro anche Linux Mint con la prossima base GTS, che cosa verrà fuori, con le nuove applicazioni. Però comunque dai, Cinnamon sta facendo bene, ha ridotto i memory leak, alleggerito il consumo di risorse, ha velocizzato le animazioni, che fa sempre piacere, sta facendo bene. Nel suo piccolo clan si mette, fa il suo lavoro da soldatino, non cerca di fare chissà che cosa, cerca di ottimizzare quello che ha, giusto aggiusta qualche cosina qua e là. Speriamo che in futuro si dia una mossa anche per quanto riguarda il look della distro, se riesca a fare qualche cosa di migliore. In questo frangente c'è da parlare anche dei desktop environment cosiddetti minori. XFCE non pervenuto. Passaggio alla nuova versione, la 4.12. GTK non è completato il passaggio alla nuova versione. GTK3, stiamo sempre lì. Personalmente non posso utilizzare, continuo a non poter utilizzare per via del bug del tearing, che mi dà un fastidio immenso. Sono pochi sviluppatori, cioè, c'è questo da dire, eh? Sono pochissimi sviluppatori, cercano di fare quello che possono, però XFCE sta lì. E paradossalmente l'ultimo arrivato, che è Mate, come lo volete chiamare voi,
Che invece sta facendo bene perché ha completato il passaggio GTK3, GTK3 con la versione 1.10 che è possibile appunto compilare con il supporto GTK3. Le applicazioni sono ben fatte, direte voi facile perché hanno preso il gnome 2, l'hanno forcato e l'hanno aggiunto qualche cosina. E io dirò io invece che non è tanto facile perché comunque hanno ottimizzato qua e là, con l'ultima versione hanno diminuito anche qui leggermente il consumo di risorse, non ve ne accorgete perché già era leggero di suo. Stanno facendo bene, danno all'utente quello che uno vuole, c'è cioè un desktop environment classico che non dispiace mai, però al contempo può essere personalizzato. E qui sta facendo un grandissimo lavoro anche lo sviluppatore che è Martin Wimpress, che sta lo sviluppatore principale di Ubuntu Mate, che sta facendo veramente un grandissimo lavoro. Tra il fatto che è riuscito a portare il supporto nativo di Mate in Compiz, se provate Ubuntu Mate avete il supporto nativo in Compiz, spuntate nella casellina all'interno di Mate Tweak, grandissimo software anche questo, subito vi ritrovate gli effetti abilitati. C'è compatibilità con Matter, quindi se volete, se non volete utilizzare Compiz potete utilizzare anche altri Windows Manager per la gestione delle animazioni, potete fare quello che volete. Ha fatto anche un bellissimo tool, come dicevo, Mate Tweak, che tramite il quale potete gestire la distribuzione, alcuni particolari del look della distribuzione. Ad esempio, ci sono diversi profili preimpostati. Volete l'interfaccia classica con i due pannelli? Clic e l'avete. Volete l'interfaccia con il pannello sotto in stile Windows? Clic e lo attivate. Volete un'interfaccia con Plunk sotto sopra il pannello, diciamo la OS X? Clic, un clic e l'attivate. Sono cose che sono utilissime per l'utente che si trova alle prime armi, ma anche per l'utente navigato che ha già dei profili personalizzati che possono essere richiamati facilmente per personalizzare la propria distro. Adesso ho introdotto anche Mate Welcome, un interessante tool che guida l'utente ad un posto di installazione con la possibilità di installare applicazioni consigliate e quant'altro. Sta facendo davvero un gran bel lavoro. Ubuntu Mate è una delle migliori distribuzioni con Mate che ci sono attualmente. Speriamo che aggiornino presto Mate 1.10 nella versione di sviluppo 15.10, perché sono curioso di provare Mate.10 anche su Ubuntu Mate. Adesso l'ho provato soltanto su Fedora e su Linux Mint. Però, per esempio, su Linux Mint c'è ancora il fatto che il trick per abilitare Compiz non è gestito da Ubuntu Mate, ma è un, diciamo così, appunto un trucchetto, necessita di riavviare la sessione e quant'altro. Viene gestito appunto in maniera differente. Su Fedora l'ho trovato Ubuntu Mate. Mate di 1.10 che ho trovato ben fatto perché è praticamente vanilla, giusto con qualche personalizzazione. Ho potuto apprezzare anche la velocità di Mate 1.10 su quel sistema. Appunto, speriamo che continui su questa strada. Io paradossalmente sto utilizzando Ubuntu Mate, sto utilizzando Mate, ho mandato in pensione gli altri desktop environment, alla fine mi trovo meglio con questi desktop environment. È grave questa cosa, da un amante di KDE come me, da un ammiratore di Gnome Shell, perché Gnome Shell mi piace molto l'interfaccia, perché c'ha quell'effetto wow appena la vedete. Poi vi perdete anche per quanto riguarda la gestione, se utilizzate parecchie finestre, iniziate a impazzire per quanto riguarda lo switch delle varie finestre e quant'altro. Però, vabbè, comunque, mi piace. LXDE anche in questo caso è morto, perché è morto di fatto. Stanno portando avanti lo sviluppo di LXQT, sta andando avanti con lentezza. Non avremo ancora per molto una distribuzione basata su LXQT perché non è ancora stato giudicato stabile. L'Ubuntu, che è quella che diciamo così, portava avanti in casa Canonical, ma non solo, LXQT. LXDE non ha ancora deciso di fare il grande passo all'LXQT per la prossima versione, quindi vedremo quando verrà messa su una distribuzione di default. E basta, non
basta perché non c'è nulla da dire su LX QT perché è appunto un ancora in sviluppo, non ancora abbiamo avuto modo di vederne una versione stabile adatta all'uso di tutti i giorni, anche se alcuni utenti stanno utilizzando LX QT, alcuni utenti che conosco dicono che si trovano abbastanza bene, quindi però appunto per le masse non c'è ancora nessuna distribuzione mainstream che lo sto proponendo, quindi difficile esprimere tanti giudizi. Io l'ho utilizzato pochissimo perché giusto con Ubuntu e anche con Manjaro, se non ricordo male, che c'era una ISO, sì, era con Manjaro, che c'era una ISO gestita dalla comunità, però le ISO gestite dalla comunità di Manjaro alcune sono fatte un pochettino ciamattate, quindi non hanno tutte non sono tanto buone dall'utilizzo per l'utilizzo di tutti i giorni. Bene, con questo ho concluso. Ditemi la vostra che cosa ne pensate sul desktop environment attuale. Poi lo utilizzate magari, lasciate un commento qui. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e bye bye.